Siamo qui nella nostra tenda, nella Two Meter Dome, che è la nostra tenda casa. Ci sono Simone e David che sono appena arrivati dal campo 2, hanno fatto una super cavalcata fino in 2 giorni al campo 2, poi sono saliti ancora un pezzo, hanno guardato un po' le condizioni, hanno sistemato un po' il tratto impegnativo della salita. Ve li passo subito così almeno parlate con loro dei dettagli tecnici della salita. Cominciamo da David. Allora, David, Ciao. ciao. How was the lap? Was very, very good. I mean, we fixed up to 6,400 meters, and the conditions are up on the mountains. On the one side, it's nice because we don't have to break the trail a lot, but the ice is so hard on the other side, so it's really tricky to. Even with very good eye tools and crampons, it feels like stone sometimes. It's really hard ice. So we were very happy that today we can fix the most difficult part, I think, up to 6,300, 6,400 meters. And after, it looks quite nice. So for the next time, I think we have a good chance to go up and reach Camp 3. Simone, spiega tu ai nostri lettori che forse non capiscono bene fino in fondo cos'è il ghiaccio nero. Allora, da previsione, la cresta su cui siamo saltati, chiamiamolo così, ieri, partendo da campo 1, praticamente noi siamo partiti da campo base 2 giorni fa. In 3 ore e mezza siamo arrivati a campo 1, che sono già 1500 metri di dislivello da qui dove siamo noi. Poi ieri da 5100 siamo arrivati a 6100, 1000 metri di dislivello, anche lì in 3 ore e mezza. Devi considerare che bisogna fare anche la traccia perché tante volte quando si percorre in discesa la traccia, quelli che scendono la rompono magari non, oppure il vento la copre, quindi è anche un lavoro abbastanza duro. Abbiamo dormito in un punto dove ieri abbiamo mandato anche una tendina con delle acrobazie tecnologiche, che era un posto fantastico perché era protetto dal vento ed era proprio all'imbocco di una caverna dove i polacchi si sono calati e dormono dentro. Ma è una cinquantina di tonnellate di ghiaccio sotto la testa, senti che ogni tanto cade giù un pezzo, se ti becca in testa, come in effetti ha beccato un caschetto dei loro, lo ha reso come una polizia. Stamattina siamo partiti, è arrivato il sole alle 7 di mattina, uno spettacolo mozzafiato, abbiamo fatto anche delle belle foto, delle belle riprese, e da lì abbiamo cominciato a salire questa cresta. Questa cresta normalmente è una cresta nevosa dove uno cammina. A causa dei fortissimi venti costanti che ci sono d'inverno, tutta la superficie nevosa è stata portata via. E c'è ghiaccio, ma ghiaccio vecchissimo, che è duro come il cemento armato. È un po' come fare una cascata di ghiaccio, con l'unica differenza che quando sei su una cascata di ghiaccio verticale, sai che usi le piccozze e i ramponi per progredire. Quando su un piano inclinato, quasi goffamente, non puoi camminare. Devi andare un po' in quadrupedia, però i ramponi non fanno fatica a entrare nel ghiaccio. Ci sarebbe un lembo di neve molto invitante proprio alla fine di questo pendio, è che una cornice ha sbalzo nel vuoto e quindi non devi farti tentare di andare di là. Noi abbiamo messo queste corde fisse, ne abbiamo sostituite anche alcune che avevano messo bene, l'unica cosa è che magari erano delle zone dove passare in mezzo alle rocce. E una corda da 5 mm si può tagliare troppo velocemente, quindi le abbiamo sostituite, abbiamo messo delle corde un po' più grosse e abbiamo tolto quelle fini e le abbiamo messe più in su. Poi siamo arrivati al punto dove loro si erano fermati e lì c'era veramente un muro tosto da salire, c'erano lì ancora le loro piccozze piantate lì nel ghiaccio. E quando abbiamo trovato le piccozze del ghiaccio abbiamo capito che quello era il tiro più difficile. Fino lì ero andato avanti io a fidarmi un po' delle corde che aveva messo, a sistemare così, è arrivato lì, è partito David, è stato molto bravo perché ha fatto un tiro classico di ghiaccio, però non sul ghiaccio quello tenero, dove entra bene le piccozze, sembrava che picchiasse nel cemento armato e quindi ha dovuto mettere anche 3 viti di ghiaccio, cercare di asciugare. Poi da lì sopra abbiamo visto che la strada, abbiamo aperto la porta per poter pensare di arrivare sulla Mazzeno Ridge. Abbiamo visto bene la via, poi oggi finito quello, abbiamo finito anche le nostre corde,
Come non ne avevamo ancora un po'. Adesso ci sarà da riposare qualche giorno perché le previsioni danno brutto. Il motivo per cui siamo scesi oggi direttamente da 6.400 fino a qui, tanto siamo scesi in 2 ore, siamo più dei missili, è perché domani è previsto brutto e poi tanti venti forti. Quindi ci saranno almeno 4-5 giorni di riposo. Che poi ci incontreremo anche con i polacchi. Stiamo guardando anche le fotografie in questo momento che abbiamo fatto per guardare bene la via per arrivare in cima. E io posso anche continuare a scrivere il mio libro perché fra 20 giorni quelli di Rizzoli, se non glielo do, Ti vengono a sono prendere lì.